La Vastese batte in rimonta la Jesina a domicilio e conquista i primi punti lontano dall'Aragona. In questo campionato, per i Loncelli, una vera e propria beffa, arrivata negli ultimi minuti di una gara ben giocata e che non meritavano certamente di perdere. Partono meglio i biancorossi, che già al secondo si vedono con Cruz Pereira, che salta due uomini ma poi spara sul fondo. Al quarto è ancora l'attaccante biancorosso che recupera un pallone e lo serve verso Damiano, che ci prova ma Bardini para. Un minuto dopo la Vastese si fa vedere dalle parti di Anconetani con Dos Santos, che serve Palumbo, ma il suo tiro viene ribattuto. Al settimo ancora Jesina, che va vicino al bersaglio rosso con una capocciata di Ballardini che finisce fuori di poco. Al diciannovesimo, dopo tanta Jesina, passa a sorpresa la Vastese, imboccata di esterno di Palumbo per Esposito, che viene steso in area da Barchesi. L'arbitro non ha dubbi e decreta il rigore, che viene trasformato da Dos Santos. Il vantaggio degli ospiti però dura poco, corre il 22esimo quando i biancorossi battono una punizione sulla tre quarti con palla scodellata in mezzo. Bardini difetta nell'uscita e Cruz, ben appostato, mette dentro. 1-1 e tutto da rifare. La partita diventa bellissima, con azioni da entrambe le parti. Il 27esimo, una punizione dal limite di Palumbo, viene respinta dai pugni da Anconetani. Poi è Dos Santos a sprecare due ghiotte occasioni. Al 37esimo sono gli uomini di Manuele ad andare per ben due volte vicino alla rete, trovando un grande Bardini pronto alla respinta, prima su Damiano e poi su Cruz. Al termine di questa azione si accende una missia che l'arbitro fa fatica a sedare. Ne fanno le spese alla fine il portiere ospite e Marini, che vengono anzitempo mandati negli spogliatoi. Amelia fa entrare Di Renzo per Stivaletta ed è proprio il classe 2001 che disinnesca in pieno recupero una punizione di Enrico, con la quale si chiude la prima frazione. La ripresa inizia a ritmi decisamente più bassi. La prima azione si vede quando corre l'ottavo con un cross dell'entrato Pollace per Palumbo, che gira debolmente in area piccola. La Vastese tiene palla e nel suo momento migliore, al decimo, subisce il 2-1. Pezzo di bravura di Cruz, che serve De Lucia, che in diagonale fredda Di Renzo. La reazione della Vastese è blanda e non impensierisce Anconetani, se non al 29esimo, con una girata improvvisa di Palumbo, con l'estremo difensore di casa bravo a dire no in tuffo. Quando sembrava prefigurarsi la vittoria del padrone di casa, in due minuti gli abruzzesi la ribaltano. Al 39esimo una punizione di Cacciotti pesca sul secondo palo Pollace, che in diagonale fa centro. Trascorrono 60 secondi e Francesco Esposito viene steso in area a Ballardini. L'arbitro indica ancora il dischetto con Palumbo, che fredda Anconetani. La Jesina al tappeto e anche dal punto di vista morale, e l'ultima occasione c'era ancora la Vastese con Francesco Esposito, che trova ancora pronta Anconetani alla respinta. Finisce 3-2 per la Vastese, con i biancorossi abruzzesi sotto i propri tifosi e quelli di casa che applaudono lo stesso i Leoncelli. Rassegnazione, rabbia tanta, perché abbiamo perso l'ennesima volta contro una grande squadra che ha un potenziale nettamente superiore al nostro. L'abbiamo messa sotto per lunghi tratti, abbiamo risubito 3 gol su 3 palle inattive, 2 rigori e una punizione. Non hanno mai calciato in porta, quindi devo solo fare un applauso ai ragazzi per la prestazione che hanno fatto, per l'impegno che ci hanno messo, e penso che oggi, se c'era una squadra che meritava di vincere, sicuramente la Jesina, soprattutto visti i primi 60 minuti. Poi sapevamo che un po' si poteva essere un calo fisico, perché sia fisico che mentale. Purtroppo nel momento clou della partita non siamo stati bravi a chiuderla, e purtroppo l'espulsione, i cambi per Crampi di Verruschi, che sapete benissimo sono mesi che non gioca, quindi 90 minuti non ce li aveva. Il cambio era Maggioli a partita in corso, l'espulsione ovviamente di Marini ha complicato anche un po' le cose. Sì, perché in questo calcio contano i momenti, la gestione dei momenti. E prima di tutto hanno fatto i complimenti alla Jesina, perché dopo lo svantaggio ha fatto una buona gara, ci ha limitato in tutto, ha limitato giocatori del calibro di Dos Santos, anche se ha avuto un paio di occasioni di Palumbo, e quindi vuol dire che hanno fatto bene. E noi invece, per merito della Jesina e per qualche demerito nostro, invece dovevamo per forza di cose fare meglio, visto la squadra che siamo. Però
Poi alla fine contano i tre punti e se c'è da fare complimenti per i miei è perché hanno saputo gestire il momento di gara, quello più importante, dove c'era da mettere in campo una mentalità giusta per recuperare la gara, perché se perdi le staffe, se perdi la gestione di un atteggiamento positivo, allora non ottieni niente. Invece sono stati bravi prima a pareggiarla, poi sul rigore di Esposito che poi ha segnato Palumbo, a vincerla. Se devo guardare la stranezza, noi a Giulianova abbiamo perso facendo un'ottima gara, a Campobasso abbiamo perso facendo un'ottima gara, oggi abbiamo vinto facendo una gara al di sotto delle nostre potenzialità, quindi la Serie D è questa, i ragazzi si devono abituare a questo, spero che il prima possibile anche gli ultimi arrivati, Palumbo e Vittorio Esposito, ritrovino la condizione, perché non sono nella condizione che voglio e possono fare molto di più.